Salve da Gopalati, stasera tanto pane e tanta tradizione. Questa è la fatta di pane che ho fatto oggi, veramente ci è voluto quasi 24 ore per completare tutte le fasi, con lievito madre chiaramente, ma abbiamo fatto un buon lavoro, tra l'altro col forno di casa, con forno elettrico, si potrebbero raggiungere risultati ancora migliori col forno a legna che faremo nella prossima occasione. Abbiamo pane da chilo più o meno. L'ho lievitato di piccole pagnotte, ma la cosa eccezionale è anche questa bella forma di pane alla quale abbiamo messo patate e peperoni. Prima si fanno le patate con i peperoni con la ricetta che calabrese, poi si rintaglia questo pane casareccio, si caccia un po' la mollica, si mette la stessa quantità di peperoni e patate della Sila. E poi possiamo anche utilizzare questa teglia e inforniamo ancora per altri 5-10 minuti. Così facciamo in modo che siano ancora più interessanti. Ecco qua nel forno. Ecco. Faremo vedere dopo poi il risultato a finire. Mettiamo più o meno a 170 gradi. È una specialità che si può gustare con una bella birretta fresca o del vino bianco, ecco, o vino rosso va bene lo stesso. Ecco come si presenta il nostro pane casareccio con le patate e peperoni, con anche peperoncino. Adesso si taglierà a tranci. Si può gustare bello caldo, veramente delizioso. Provare per credere questa tradizione calabrese, il pane appena sfornato, poi si mettono i peperoni. Con le patate silane e poi si schiaccia dentro, si fa cuocere ancora per altri 5-10 minuti e poi si può gustare nella sua fragranza, nel suo gusto inconfondibile. Ecco i tranci come si presentano, proprio gustosi, vedete? Si possono mangiare così, deliziosi, e assaporare proprio il pane casareccio con appunto le patate e i peperoni. Alla prossima occasione da Michele Expert Cropalati, provincia di Cosenza, con le nostre tradizioni locali di grande bontà.